sera e ottenere la libertà uguale, completa. Come sapete, il Comune di Bologna, assieme alla comunità gay, sul tema del welfare, per migliorare i servizi e rendere più accessibili, lavora da tanto tempo, da quando abbiamo dato la prima sede all'Arcigay Valcassa. Corsi contro tutte le discriminazioni nelle scuole, di ogni ordine e grado, un rapporto assiduo con l'università e i soggetti del terzo settore, un lavoro mirato alla prevenzione e alla formazione con le comunità di giovani, anziani e tutte le comunità che non riescono a avere difficoltà a incontrare i servizi comunali. Lo scorso anno, se ricordate, da questo palco abbiamo annunciato l'apertura della nuova sede del Movimento Transessuale Italiano, dove unici in Italia, a Bologna, viene fatto ascolto, prevenzione, supporto e inserimento lavorativo. Oggi abbiamo, grazie a voi, un'altra buona notizia. Un checkpoint inaugurato ieri in via San Carlo, primo esempio italiano di centro per il test veloce contro l'AIDS, un'iniziativa concreta che rende questa città ancora più orgogliosa. Grazie allo sforzo e alla tenacia dell'Associazione Plus, supportata da Comune, Regione e azienda AUS, abbiamo ottenuto questo risultato importante. Anche i cittadini che combattono le persone sieropositive hanno piena cittadinanza, devono averla nella nostra città. Solo insieme possiamo essere una città che può vantare primati nel campo del welfare e della collaborazione. Bologna è una città di legge, come sapete è città di Italia d'oro e valor civile.